prima di dirmi che devo chiudere, perché altrimenti rischiamo di non dire tutte le ultime cose importanti, e comincio ad affrontare questo argomento che sicuramente è impegnativo e sicuramente, come vedrete, ci darà anche qualche sorpresa, perché noi siamo portati a pensare alle endotossine come qualche cosa che ha a che fare spesso con un'area soltanto dell'organismo di un animale, l'uomo compreso. In realtà abbiamo molteplici contatti con queste molecole abbastanza complesse. Allora ho pensato che la prima cosa di cui ci dobbiamo un attimo occupare è quella di fare il punto su queste molecole, perché sono delle molecole che in realtà pensiamo di conoscere abbastanza bene, ma la cosa è un po' più complicata. Poi cercheremo di capire come possono attraversare, punto interrogativo, attraversano o interagiscono semplicemente. Questo è uno dei grossi interrogativi che, come vedete, ci accompagnerà fino alla fine della relazione, perché è probabilmente una tappa che ancora richiede molti studi. E poi vedremo appunto qualche cosa sugli effetti locali e sistemici e gli effetti sulle performance della bovina da latte. Allora, questa è una slide abbastanza interessante. Noi ci occupiamo soltanto di capire che questo signore, Penta, nel 1992, ha concepito che le endotossine erano un qualche cosa che era stabile a trattamenti elevati della temperatura e che era collegato con i batteri presenti in una determinata sostanza, in un determinato fluido, in un alimento. Quindi a lui dobbiamo, che in realtà, come vedete, c'era già stato qualcuno che aveva cominciato a pensare, ma la scienza è così, si comincia a pensare, si cominciano a far circolare delle idee, a un certo punto viene coagulato un concetto. Pensare che i microrganismi, anche da morti, potessero in qualche modo interferire con l'animale e con l'uomo. Guardate che da allora si sono sviluppate tantissime nuove conoscenze, ma che hanno contribuito a spiegare sempre meglio che cosa fossero queste endotossine. Allora, innanzitutto, quando noi parliamo di endotossine, dobbiamo fare una differenziazione macroscopica. Come vedrete, in realtà, per quanto noi cerchiamo di dare anche una definizione, resta sul campo una serie di sostanze che possono avere degli effetti a livello dell'organismo, diciamo chiaramente a livello immunologico. La prima grossa categoria è quella che noi conosciamo meglio, cioè i lipopolisaccaridi, che sono una struttura di questo tipo che sporge dalle pareti cellulari dei microrganismi gram negativi. La loro struttura è quella divide in tre parti, c'è cioè questo lipide A, poi abbiamo una parte di carboidrati che può essere divisa in due diverse porzioni: il core, che sostanzialmente è conservato, e invece questo antigene O, che è variabile. Questo ce lo troviamo, torno a ripetere, sulla parete cellulare, che è una sorta di esoscheletro dei batteri gram negativi, e sporge. Quindi i lipopolisaccaridi sono queste minuscole, rispetto ovviamente all'organismo, molecole che sporgono. Nei gram positivi, dove la parete cellulare non c'è, in realtà c'è un altro strato protettivo rispetto alla membrana, è costituito da peptide glicani e acido teicoico lipoteico. Li potete trovare come abbreviazione anche come LTA. Non sono anche loro del tutto diversi come reazioni generali dei lipopolisaccaridi classici, ma in realtà sono molecole diverse e hanno delle azioni diverse. Alcune sovrapponibili, qualcuna si ritiene molto più blanda come effetto, in realtà sono anche meno studiati. Che differenza c'è tra il lipopolisaccarido e le endotossine in generale? Quindi io userò LPS, perché quando parliamo di LPS ci riferiamo ai gram negativi, cioè a quello che deriva dai gram negativi. Rispetto alle esotossine, che sono delle altre molecole che sono prodotte dai microrganismi con l'azione di difendersi, quindi di andare a distruggere qualcosa d'altro, inclusi gli organismi superiori, sono meno potenti, meno specifiche, ma più stabili al calore. Quindi Pfeiffer, avete già reso conto che trattamenti anche di 100 gradi per diversi minuti non erano sufficienti a distruggere queste molecole.
sono invece sensibili a diversi agenti ossidanti. E quelli, chiaro, di alcune cose che le possono anche anticipare, quelli che si possono, quelle condizioni che si possono creare all'interno di alcune cellule del sistema immunitario. Quindi il superossido per ossidi ipoclorito. Che cosa serve i polisaccaridi? Servono sostanzialmente, allora, non ho scritto da nessuna parte, ma se leggete queste cose capite che rappresentano una sorta di difesa immunitaria delle cellule dei batteri, ovviamente non ci può essere una difesa immunitaria di una cellula, e che è preventiva, cioè è rivolta verso quello che possono incontrare nell'ambiente. Per cui lo rendono impermeabile la parete e soprattutto la membrana cellulare a sostanze con un alto peso molecolare e fanno una sorta di selezione. Quindi riconoscono, legano e impediscono che possano entrare. Però una volta che entrano all'interno di un organismo sono anche in grado di evitare, questo è ancora al di fuori, quindi evitano ad esempio che sali biliari o alcuni agenti antimicrobici come il disozino possano ledere la cellula di grande cattivo. Una volta che entrano appunto all'interno di un organismo superiore, invece proteggono da alcune difese, comprese appunto i fagociti, aderiscono ad altre cellule ed evitano quindi di avere contatto con i sistemi delle difese, e la cosa che, diciamo così, comincia a essere abbastanza singolare è che la loro componente variabile, questo core, questo antigene O, è una componente che cambia molto e reagisce sempre in modo differente con il sistema immunitario dell'ospite. Quindi questa parte è la parte, se vogliamo, ancora più ignota, meno investigata, proprio perché cambia molto e potrebbe cambiare anche per effetto di situazioni per noi banali. Quindi grandi negativi hanno un LPS standard, ma lo possono modificare per effetto di alcune interazioni ambientali. Sì, classicamente, come vedremo poi, la maggior parte degli studi si sono preoccupati soprattutto dell'ipileata, che questo è tossico per gli organismi superiori, ma invece genera una risposta energetica più o meno, dicevo appunto, potente. Mentre invece l'IPDA è tossico e viene riconosciuto dagli organismi superiori, dall'ospite, per poter essere poi eliminato. Allora, il nostro problema è come attraversano le difese principali. Quindi la principale difesa di un organismo sono i tessuti epiteliali. Allora, l'epitelio, il piccolissimo dato, ce ne sarebbe bisogno, ma in realtà vale la pena di fare mente locale su alcuni aspetti. Allora, l'epitelio è un tessuto molto particolare che deve proteggere da tutti gli insulti che vengono dall'esterno. L'epitelio non è soltanto l'epidermide, ma quando noi pensiamo da fisiologi e nutrizionisti, pensiamo soprattutto all'epitelio del tratto gastrointestinale, in tutti i suoi annessi e connessi. Quindi a partire dalla bocca fino appunto alla costruzione del capo. Allora, l'epitelio ha sempre queste caratteristiche: è una cellula ovale, è una cellula che ha elevatissima mitosi, ci sono dei legami molto stretti, dai junction, che impediscono il passaggio di materiale, fluidi, molecole di qualsiasi dimensione, da una molecola all'altra, che è cheratinizzato. Un'altra caratteristica importante è che in alcune condizioni ha un'altissima produzione di proteine, come la mucina, che proteggono la parte esposta verso l'esterno, altrimenti è più o meno cheratinizzato, come capita per le epidermidi. È avascolare ed ha una minima, ma è sempre presente, connessione neurale. Allora, se noi ci limitiamo, perché quando parliamo di endotossine tutti noi andiamo a pensare al tratto gastrointestinale, se noi ci limitiamo al tratto gastrointestinale dobbiamo immaginare una struttura di questo tipo: epitelio con una quantità notevole di materiale secreto dall'ospite, che è il muco, che protegge in pratica la superficie assorbente o che comunque ha contatti con la parte esterna, ovvero tutto
quello che transita nel tratto intestinale. Quindi io devo dire, ovviamente ci sarà qualcuno che sa più di microbiologia. Allora, i microrganismi sono immersi non soltanto nell'alimento che è fluidificato dalla saliva e fluidificato da altre secrezioni, ma i microrganismi per arrivare a contatto con l'epitelio devono fare un certo tipo di sforzo. Noi abbiamo visto delle bellissime immagini, tutti, dei microrganismi che sono stratificati sulle cellule dell'epitelio. Io penso che la situazione sia un attimino un po' diversa nella realtà. Cioè, questi microrganismi nuotano all'interno della lucina, ad esempio, e possono avere dei contatti più o meno frequenti e più o meno diciamo, prolungati con l'epitelio. Questa è la situazione. Quindi un epitelio normale è un epitelio che sostanzialmente è un'interazione tra il sistema immunitario dell'ospite, che è appena dietro, diciamo, all'epitelio, ma in realtà in parte sponge, quindi ha dei contatti diretti con l'epitelio, c'è quindi una sorta, questa ho riportato le parole di questo autore, che dice che c'è una sorta di accomodamento tra i microrganismi che vivono nel tratto gastrointestinale e l'ospite stesso. Accomodamento non significa che qualcuno comanda necessariamente. Molto spesso, quando si leggono lavori di questo tipo, viene riportato il termine siamo in simbiosi. Beh, noi la simbiosi la concepiamo in un modo un po' diverso, però vedrete che in realtà qualche sospetto che ci sia la necessità di rivalutare anche questo tipo di rapporto emerge. Quindi, dire, molto lavoro che dobbiamo fare per capire qual è la relazione normale. Qual è la reazione normale? Quando abbiamo i lattobacilli, perché mi sono abituato a pensare come i lattobacilli migliorano la situazione, probabilmente sì e no. Probabilmente i lattobacilli servono per stabilizzare una serie di altre popolazioni. Sicuramente hanno una componente importante, ma non in tutti gli animali, non tutti nella stessa situazione. Comunque questa è la situazione normale. Molta lucina, molti microrganismi, come vedete, non è che questi microrganismi pezzano l'epitelio. Hanno delle interazioni con l'epitelio. Questa è una slide, prima, abbastanza, diciamo, popolare negli ultimi anni. Perché? Perché fa vedere come l'uomo, e questo capita, io penso che per l'illuminante sia ancora peggio, perché c'è una quantità di microrganismi all'interno del lumine che ovviamente del tutto normale per l'uomo gastrico, ma l'uomo comunque ha un fattore 10 in più di cellule batteriche rispetto alle cellule che compongono l'intero organismo. Quindi questa è la situazione. E se ci soffermiamo solo i microrganismi che vivono nell'intestino, è meglio, nel tratto gastrointestinale, il 10% della massa è costituito da lipopolisaccaridi, una quantità enorme. Questi lipopolisaccaridi nelle condizioni normali sono perduti in piccolissime quantità dai microrganismi. In realtà la quantità più grande di lipopolisaccaridi liberi è dovuta al fatto che questi hanno un ricambio abbastanza rapido, per cui la quantità di liposaccaridi comunque in condizioni anche di sanità degli organismi è sempre di una certa quantità all'interno del tratto gastrointestinale. La cosa interessante e che bastano dai 2 ai 4 nanogrammi per chilogrammo per avere dei sintomi legati alla cosiddetta glicemia. Quindi, riassumendo, ognuno di noi, ogni animale, ha a contatto ovviamente grammi di lipopolisaccaridi in qualsiasi momento della sua vita, ma normalmente questi lipopolisaccaridi stanno da un'altra parte, cioè non hanno un effetto con le vite. Teniamo però presente che ci sono, quindi dobbiamo capire dove entrano, ma che non c'è soltanto il tratto gastrointestinale che ha rapporti con i lipopolisaccaridi. I rapporti sono con tutti gli epiteli. E ad esempio pensiamo a un organismo normale, l'apparato respiratorio. Su questo forse troppo spesso ce ne dimentichiamo. Allora, qualsiasi stimolo che proviene dall'esterno, in questo caso noi ci preoccupiamo di quelli microbici,
deve essere percepito dall'ospite per poter finalizzare una catena di reazione. Questo lo sappiamo benissimo. La cosa che anche qui proprio ultimamente sta prendendo molto piede è che in realtà il rapporto con i microrganismi e con alcune delle loro produzioni, come dico, con i saccaridi, può avvenire per due, con due modalità diverse. Una è una trasmissione di un impulso elettrico, quindi del sistema nervoso, e l'altro con una captazione dei segnali da parte di un recettore, che è la cosa che invece conosciamo molto meglio. Allora, io non voglio enfatizzare questo perché prima devo ancora metabolizzare alcune cose, alcune informazioni, però non possiamo nascondere che tutti i colleghi microbiologi oggi stanno puntando molto su questo ragionamento, che c'è una percezione da parte del sistema nervoso dell'ambiente microbico nell'intestino e quindi una risposta del sistema neurale centrale. Probabilmente sì e probabilmente no, dico io, perché il mio dubbio, e l'ho messo qua, c'è in primo luogo la gallina, cioè questa reazione a livello del sistema nervoso centrale, ovviamente nessuno la paternità di questa cosa, è un effetto dell'interazione dell'ospite che sente un qualche cosa all'esterno, oppure è questo esterno che mi genera questa variazione del sistema nervoso centrale? Io non so come sia. Di fatto abbiamo visto che l'epitelio ha una innervazione piuttosto modesta, per cui ovviamente c'è in tutti gli epiteli, ma è una barriera, se vogliamo, che è un po' all'interno, quindi è più facile che i rapporti siano prima di un'altra natura, dopodiché potremmo anche pensare che ci sia questa percezione. È comunque innegabile che c'è questo rapporto, e molti quindi parlano, tantissimo, è diventato talmente comune, insegnante di fisiologia, che l'intestino è il secondo cervello, ed è quindi un'assunzione. Bisogna capire però meglio qual è il meccanismo. Andiamo su quello che invece è un po' più noto. Qual è il contatto quindi degli LPS e delle endotossine con gli epiteli? Allora, è assodato che il contatto transcellulare non è dei lipopolisaccaridi. Questi non possono entrare con un meccanismo di trasporto, non esiste. Quindi abbiamo solo due possibilità. Una lesione, questo significa quindi una ferita, un'ulcerazione dell'epitelio, oppure il passaggio che diventerà appunto paracellulare. Quindi diventa fondamentale capire come mai in certe situazioni ci sia una disgiunzione delle cellule e quindi un passaggio di molecole, tra l'altro non solo i lipopolisaccaridi, ma una serie di altre molecole tra le cellule. Quindi questo è il primo grosso nodo. Ci sono parecchi studi negli ultimi 10-15 anni che si sono occupati di questo aspetto, ma per chi lavora in campo è sicuramente un aspetto da considerare con maggiore attenzione, perché ovviamente a livello di prevenzione molto si gioca o si può giocare su questo aspetto, visto che questo è il passaggio principale. E ovviamente ci sono molte proteine che sono coinvolte, e con le tecnologie che abbiamo adesso possiamo renderci conto se ci sono delle differenti espressioni di geni per effetto di certi fattori, di certe certi aspetti anche nutrizionali. E cosa succede quando c'è il passaggio di LPS a livello dell'epitelio? Passiamo da una situazione normale ad una situazione infiammatoria, che adesso andremo meglio a spiegare, in questo caso infiammatoria locale, e abbiamo una modificazione strutturale importante, che si abbassano i liti e si riducono le critiche. Quindi in pratica abbiamo un bel terreno liscio dopo il passaggio di questo tipo di attacco. Non necessariamente ci deve essere una ferita, quindi è una reazione a questo punto molto marcata e prolungata che modifica l'epitelio. Quindi voi immaginate, questo epitelio, se è quello del duodeno, che cosa può fare dal punto di vista funzionale dopo un fenomeno di questo tipo? Quindi questo è quello che dobbiamo immaginare. Purtroppo non è così facile poi andare a misurare una situazione di questo tipo. Queste sono tutte prove sostanzialmente in vitro, con modelli di animali sperimentali. Ecco, però la cosa interessante, scusate, è che l'epitelio decifra i segnali
li integra e li comunica al sistema immunitario sistemico, se necessario. Quali sono gli effetti allora che possiamo osservare, non soltanto locali ma anche a livello sistemico? E questo primo effetto a livello locale è bastante, purtroppo non si ferma lì la situazione, anzi, quello è un qualche cosa che normalmente non vediamo. Allora, la virulenza delle endotossine è data soprattutto dall'EPIDA, che è il più potente modulatore della risposta immunitaria nei mammiferi, quindi ormai siamo molto sicuri. Però guardate che usiamo la parola modulatore, quindi il discorso tra endotossine e modulatore comincia già a farci pensare che è una cosa un po' più complicata. Perché? Allora, innanzitutto il meccanismo è questo: il tipo polisaccaride si trova in una molecola complessa, viene legata da questi liquid binding protein alle albumine e ad un'altra proteina che è particolarmente solubile, oppure che è già legata a sulle cellule, e alla fine il tutto viene riconosciuto da questo recettore che si chiama TLR receptor 4. Il gran negativo, l'endotossina, tipo polisaccaride, viene riconosciuta in questo modo. Dopodiché si attiva a cascata, e ovviamente qui non troverete, ma ci sono ormai migliaia di lavori che si sono occupati di chiarire questo meccanismo. Attiva a cascata che cosa? L'espressione all'interno del nucleo tramite l'attivazione dell'NF-KB, che questo altro sistema estremamente interessante, che è il punto chiave all'interno della cellula, che consente l'attivazione o meno dell'espressione di tutte quelle tutti quei geni che sono la base della risposta del sistema immunitario, a partire dalle citochine proinfiammatorie. Queste sono, diciamo, il capostipite di questi geni, ma in realtà ce ne sono molti altri. Le cellule che hanno questo tipo di risposta sono i macrofagi e le cellule endoteliali. Quindi già la cellula endoteliale in sé potrebbe attivare una risposta di questo tipo. E questa è la prima cosa importante. Perché a questo punto cominciamo a immaginare che il rapporto con le endotossine potrebbe anche essere un qualche cosa che non è all'interno dell'organismo, ma che è all'esterno. Quindi, dicevo, il primo passaggio chiave è la produzione delle citochine proinfiammatorie. Quelle che conosciamo tutti sono l'interleuchina 1, l'interleuchina 6, il TNF, il tuo ITNF, in particolare il TNF alfa. Ma poi ce ne sono molte altre. Queste a loro volta attivano una serie di altri, dell'espressione di altre proteine, di altri geni, scusate, che fanno produrre altre proteine, ad esempio. Questo platelet è attivato di fatto, inducono la produzione di prostaglandine e leucotriene, che sono potenti mediatori dell'infiammazione, attivano altre cellule del sistema immunitario. Qui vediamo appunto che dalle citochine proinfiammatorie abbiamo tutto questo sistema. In realtà vengono attivati anche la cascata del complemento, la cascata della coagulazione, l'attivazione della mitogenesi dei linfociti. I primi tre punti, come vedete, sono quelli che portano ad una risposta infiammatoria, sia locale che sistemica. Questo spiega anche perché l'infiammazione negli ultimi tempi è diventata molto popolare. Spieghiamo tutto con l'infiammazione adesso. Sì, è vero, ma l'infiammazione è un sistema estremamente generico. Può essere attivata da tantissime altre cose. Quindi, dobbiamo capire quando viene attivata l'infiammazione, per quale ragione si attiva l'infiammazione, se possibile qual è l'inducer, chi è che ha generato questa catena deleteria. Deleteria, che è qui, c'è la fascia domanda. Se l'organismo risponde in questo modo è perché si deve difendere, quindi non lo dobbiamo vedere come di negativo, è semplicemente l'attivazione di tutti i meccanismi di difesa necessari per proteggersi da questa molecola in questo caso. È deleterio semmai se l'infiammazione non trova una rapida conclusione. Quindi è questo il problema. Quindi il sistema, come vedete, della risposta infiammatoria è molto complicato. Abbiamo un'attivazione di cellule varie,
che si attivano poi a loro volta e producono una serie di segnali indicatori che a loro volta comunicano con le altre cellule e determinano delle risposte endocrinologiche e metaboliche interessando i vari organi. La fase finale dovrebbe prevedere lo spegnimento della risposta infiammatoria. Se non avviene quest'ultima fase, che è comunque compresa l'ultima tappa del processo infiammatorio, significa che il processo diventa cronico e significa che il sistema immunitario non è stato in grado di risolvere il problema. Quindi noi ci dobbiamo preoccupare di questo aspetto. Devo anche ricordare, era già presente anche una slide precedente, ma che oggi, sicuramente posso sbagliarmi di più, se si sbaglia un papa posso sbagliarmi molto di più anch'io, ma c'è anche un altro rischio. Noi sappiamo che quando partono questi processi, all'interno delle cellule avvengono delle modificazioni molto importanti. Questo però ci aiuta a spiegare meglio i meccanismi, ma non a capire, perlomeno non a necessariamente identificare i migliori marker assoluti che possiamo trovare in campo, perché dovrebbe essere anche un po' applicativo, nonostante la complessità della materia. Quindi noi abbiamo scoperto negli ultimi anni che c'è uno stress del reticolo endoplasmatico molto potente, per cui ci sono una serie di proteine che vengono prodotte, secrete, ma malamente, quindi sono queste unfolded protein, cioè sono delle proteine che hanno una presentazione sterica che non è quella che consente di fare le funzioni per le quali sono preposte. Quindi a catena si scatenano una serie di risposte anche all'interno dell'espressione di altri geni che porta ad una, sostanzialmente ad una patologia. Quindi allora qui vediamo, e nell'uomo è stata fatta questa catena, guardate, obesità, diabete, su questo aspetto dovremmo aprire una bellissima parentesi, non si ferma. Altri lieti in grassi, bisogna capire che tipo di grassi, quanti, dove, e come si correvano dei carboidrati e altre cose. Comunque nell'uomo c'è questo quadro che causa un'infiammazione. Poi causa questo fenomeno appunto delle fattorie proteine. Quindi abbiamo una serie di modificazioni cellulari che si sviluppano in patologie, ma il problema è ulteriormente causa l'infiammazione. Quindi questo semmai è un qualche cosa che porta alla cronicizzazione di un problema. Ma se noi vogliamo identificare il problema, a mio avviso, dovremmo preoccuparci degli stimoli infiammatori primari, diciamo così, non dei secondari, a meno che non vogliamo, per alcune patologie molto particolari, andare molto nel dettaglio e capire che cosa ha poi determinato la cronicizzazione della patologia. Però da allevatori, direi, o da tecnici che si occupano di dare consulenza agli allevatori, penso che noi dovremmo preoccuparci soprattutto del primo sviluppo. Però è importante che su questi temi ci ragioniamo nella discussione. Tenevo presente che tutto il quadro che vi ho fatto fino a questo momento riguarda questi recettori, torna ai receptor, tra l'altro che sono una famiglia di recettori che ad esempio la chimioteicoide è costituito domani torna ai receptor. Quindi vedete che già la situazione è un po' più complicata, perché poi qual è la catena di reazioni che si verificano all'interno del organismo. Però oltre a questo ci sono una serie di altri recettori che pure sono in grado in certe condizioni di riconoscere l'endotossina, per cui la situazione è molto più complicata. Quello che noi conosciamo oggi è, diciamo, una prima catena di eventi e di situazioni, e molte delle non risposte che oggi abbiamo probabilmente sono legate a queste interazioni. Teniamo poi presente, ritorno solo un attimo sulla catena O, quella che cambia, che in realtà è quella che consente di aderire ai tessuti particolari epiteliali, è quella che contribuisce a resistere ai farmaciti e anche alla resistenza dell'azione degli anticorpi e del complemento. Questo allora cosa vuol dire? Io non ho approfondito poi questo aspetto, perché ma sarà occasione di un altro magari
di un altro incontro. Questo probabilmente è più collegato al fatto che noi abbiamo dei personaggi più o meno resistenti ai trattamenti, alle terapie, o più o meno proni a diventare cronici in certe situazioni. Probabilmente perché noi non stiamo parlando delle stesse molecole, sono tutte endotossine, ma le endotossine è una famiglia di molecole e ce ne sono alcune che determinano certe reazioni che magari vanno inquadrato bene e altre che invece ancora ci sfuggono perché coinvolgono altri meccanismi del sistema. Passiamo a vedere quali sono le principali variazioni. Allora, questo è il modello umano, quindi questi sono gli uomini. Si è visto che una iniezione in volontari sani di 2 mg per chilogrammo, non ho trovato in questo lavoro il ceppo, in base a quello che vi ho detto è determinante. Voi potete iniettare sì 2 nanogrammi di un determinato ceppo e ottenere queste situazioni, ma potreste iniettarli 10 volte tanto di un altro ceppo e non osservare nulla. La differenza non è nell'IPDA, che è molto osservato, è soprattutto nella parte variabile dei carboidrati, a questo punto devo dedurre. Allora, che cosa è che si vede? Ci sono appunto l'aumento delle citochine proinfiammatorie e ci sono delle risposte a livello sia del cervello che cambiano nel giro di poche ore. Il cervello sente questa presenza, reagisce e poi ha un rilascio molto importante di cortisolo. Cortisolo, principale indicatore dello stress psicologico, anche dello stress da endotossina. Voi iniettate le endotossine e un picco di cortisolo molto molto importante. La fase successiva, questa è molto rapida, si prolunga per alcune ore, ma la fase successiva è quella classica della risposta di fase acuta a livello del fegato. Qui vabbè, chi mi ha sentito, ha avuto la sfortuna di sentire più volte, sa che poi io arrivo qui perché, scusate, questi sono dei mediatori che noi riusciamo a misurare un po' meglio, non solo perché sono venuti dal fegato, perché già lo conosciamo da tempo, ma perché sono un po' più persistenti. Molti di quelli che abbiamo visto prima hanno delle variazioni talmente rapide che o noi siamo lì nel momento in cui c'è l'endotossicosi o altrimenti rischiamo di non vederlo, non sappiamo bene quali sono le variazioni di medio periodo. Quindi una citochina proinfiammatoria normalmente dopo qualche ora dalla fase acuta ritorna a livelli sostanzialmente normali. Con le tecnologie che abbiamo oggi diciamo difficilmente misurabile. Mentre invece la risposta di fase acuta con l'aumento delle proteine positive di fase acuta e il calo delle proteine negative di fase acuta è quella che riusciamo a misurare meglio, soprattutto in certe situazioni di vita degli animali. Allora, queste aumentano perché l'organismo organizza il proprio sistema di difesa anche coinvolgendo il fegato, che è molto fine sul epiteliato, e si è specializzato ovviamente in una certa direzione. Queste altre proteine normalmente calano perché c'è un conflitto di interesse legato ad esempio sugli aminoacidi. Sono dei lavori molto interessanti su Glazing che dimostrano come c'è una variazione di alcuni aminoacidi essenziali enorme in questa situazione, che comporta proprio un conflitto di disponibilità per le sintesi in vari tessuti, a partire dal tessuto epiteliale intestinale, ma che arriva anche al fegato. Che cosa cambia oltre questo? Cambiano alcune cose che per qualcuno magari sono note, per altri un po' meno. Allora, innanzitutto si dice molto l'ozono, perché questo è un meccanismo abbastanza noto, aumenta la quantità di ozonoline che sequestrano lo zinco e con questo meccanismo anche il ferro. È un meccanismo che sequestra i minerali fondamentali per lo sviluppo della propagazione, la replicazione dei patogeni che eventualmente sono legati dentro l'organismo. Quindi viene fatto indipendentemente che entri il patogeno intero o che entri l'endotossina. E lo zinco per diverse ore si riduce drasticamente. Se dovessimo andare a determinarlo nel fegato vedremmo un aumento fortissimo del fegato. E altri invece minerali cambiano in modo opposto. La ceruloplasmina è l'enzima che contiene più del 90% del rame totale dell'organismo.
è una proteina in fase acuta, quando l'infiammazione aumenta, per cui aumenta il rame nel sangue. Ma aumenta perché è dentro la cellula. Cambiano anche altre cose, guardate, si riduce il fosforo, si riduce il calcio, aumenta il sodio, poi ci sono varie importanti variazioni anche degli ormoni. Per il calcio, qui c'è un bellissimo lavoro che spiega molto bene il RIM, che cosa succede al calcio? Allora, questo anche dal punto di vista pratico è estremamente importante, infatti l'ultima volta quando parlo di infiammazione lo faccio sempre vedere, perché forse ci aiuta anche nell'approccio alla terapia della vacca terra, perché forse dobbiamo essere un po' più cauti nel fare certi tipi di terapie. Allora, quando abbiamo un'endotossicosi, il calcio si riduce. Quanto maggiore l'endotossicosi, questo è un lavoro di altri colleghi americani, quanto più è grave l'endotossicosi, quanto più si riduce il calcio. È una risposta in pratica alla sepsi. Durante la sepsi io ho l'ipocalcemia, anche questo serve probabilmente per cercare di contrastare il fenomeno. Se noi diamo calcio durante la sepsi, aumenta questa disfunzione di tutto l'organo e aumenta la mortalità. E questo forse spiega perché quando abbiamo la vacca terra e noi prima terapia utilizziamo il calcio e poi certe volte la situazione non si risolve, altre volte sì. Certe volte sì, certe volte. Quindi la vacca terra ha cause diverse. Quindi è importante avere un'idea un po' più precisa di quella che sono anche le patologie. Allora, l'effetto delle endotossine, anche qui somministrazione acuta, in bovini in questo caso, aumenta la temperatura, aumenta enormemente il glucosio, aumenta il NEFA, ma solo nel breve periodo e poi dopo dipende come evolve la situazione, ma poi passando i giorni si riduce, non aumentano in modo significativo i corpi chetonici, o addirittura calano, si riduce l'ingestione, se l'animale produce latte, riduce drasticamente la produzione. Se risolve la questione, in questo caso era un'iniezione di una tantum, recupera spesso anche ai livelli precedenti. Cambia molto l'urea, che abbiamo il processo di gluconeogenesi fortemente aumentato, e abbiamo la classica risposta di fase aumento dell'apoglobina, aumento della ceruloplasmina. Aumenta molto la creatinina, in questo caso la creatinina ci dice che vengono utilizzate le cose muscoli. Ho detto che c'è un forte deficit di aminoacidi e nei monogastrici uno dei principali sistemi che viene utilizzato quando ci sono problemi di endotossicosi è quello di aumentare la disponibilità di proteine. Le ruminanti è una cosa un po' più complicata. Dal punto di vista endocrinologico abbiamo chiaro un aumento dell'insulina, abbiamo visto che c'è un aumento della glicemia, ma aumenta anche il glucagone, è una situazione abbastanza diciamo, particolare, aumenta moltissimo il cortisolo, vedete resta alto per un diverso tempo, picco di GH, le IGF a seconda di come le misuriamo, in questo caso abbiamo usato tutti i device diversi, quindi c'è una risposta iniziale un po' particolare, ma poi tendono a ridursi. D'altra parte c'è un deficit energetico, poi per cui non si possono mantenere anche degli ormoni che portano tutto alla sintesi. C'è una variazione importante degli ormoni tiroidei che in pratica non aumenta la funzione attiva. D'altra parte anche che l'organismo deve utilizzare diversamente le risorse. C'è una bella review, che è questa, che riporta gli effetti dell'LPS. Ma mi confronta anche con una serie di altri trattamenti, quindi l'acido glicoico, citochine proinfiammatorie di varia natura, e si vede appunto come dal punto di vista energetico c'è un aumento della sintesi dei trigliceridi, in questo caso hanno registrato un aumento della secrezione dei trigliceridi, ma sono monogastrici, questi sono tutti monogastrici. Teniamo presente che ci sono delle differenze importanti, non c'è sintesi dei trigliceridi nel fegato dei ruminanti, per cui ci sono per forza delle differenze quando andiamo a guardare i domini, una cosa interessante appunto è che non c'è un aumento del livello centrale e che tocca. Il corpo rapido
la cosa più interessante è che nei monogastrici hanno osservato un aumento della sintesi del colesterolo. Noi nei ruminanti normalmente troviamo una riduzione, ma non nel primissimo periodo, una riduzione nelle giornate, nelle settimane successive a un evento quindi grave. Torno a ripetere, qui probabilmente conta molto l'intensità del problema, la cronicizzazione o meno, ma anche il fatto che abbiamo a che fare con metabolismi diversi a livello epatico. Però un dato comune c'è, che è molto complicato, dopo le slide le lascio, ma le cose importanti sono queste. Allora, noi abbiamo una difficoltà quando c'è l'endotossicosi nel trasporto degli acidi grassi. Prima cosa importante. La seconda cosa importante, noi abbiamo, questo è i monogastrici, ma sostanzialmente anche i monogastrici si conferma, una riduzione dei corpi chetonici. Quindi, mettendo insieme queste cose, mettendo insieme, che qui non era chiaro, il fatto che calano le lipoproteine, quando abbiamo un processo di endotossicosi, aumenta la problematica legata alla mobilizzazione, utilizzazione, trasferimento dei grassi all'interno del fegato, per cui si arriva sostanzialmente ad avere aumentato enormemente il rischio di steatosi. Abbiamo sempre steatosi? No, fortunatamente no. Dipende da quando avviene questo fenomeno, se coincide con altre situazioni più o meno di emergenza dell'animale, e dipende dalla cronicizzazione del fenomeno stesso. Clayton, qualche giorno fa, conoscevo già questi dati, ma ricordo quello che ho visto qualche giorno fa, ha fatto un taglio, qui lavora negli avicoli, cambia poco, è chiaro che il sistema immunitario degli avicoli è un attimino diverso, ma non più di tanto da quello che ho potuto vedere. Stima di un 30% circa la differenza appunto tra animali diciamo che hanno avuto una forte infiammazione da coli, da LPS, rispetto ai soggetti che erano sani. Ha fatto un ulteriore gruppo, il gruppo dei cosiddetti Bartfeld, che sono gli animali che hanno ricevuto una dieta ridotta della stessa quantità che viene ridotta in caso di endotossicosi, e ha visto che c'è un 30% di variazioni, in questo caso è dell'accrescimento, che non si spiega, non è dovuto all'alimentazione. Questa potrebbe essere la spesa del sistema immunitario, che è abbastanza importante, ma in un qualche cosa, in questo caso, ancora puntuale. Cioè è qualcosa che poi si risolve. Noi dobbiamo sempre avere in mente le due situazioni, la situazione acuta e la situazione cronica, che è difficile andare a valutare. E ha anche individuato, nel suo esempio, quali possono essere le ragioni. Guardate che è molto interessante il fatto che ci sono grosse situazioni legate all'inefficienza. Allora, vediamo adesso qualche cosa nella bovina da latte. Poi sulle applicazioni pratiche ovviamente sarà prima, pratiche legate appunto a diciamo l'inquadramento in questo ambito e gli ulteriori appunto elementi che contribuiscono a chiarire che cosa succede. Allora, mi vuole semplicemente aiutare in questa cosa. Le endotossine non entrano soltanto per problemi intestinali, sono rumine intestinali. Nel bovino e in ruminanti i problemi aumentano perché abbiamo la complicazione della rumina, e la rumina non avviene tutto esattamente uguale a quello che avviene nell'intestino, ma abbiamo le lesioni esterne, banalmente le lesioni esterne sono la fonte di ingresso non solo di endotossine ma anche di microrganismi. Adesso poi diciamo qual è il passaggio tra i microrganismi e l'endotossina, ma se va tutto bene il microrganismo viene fagocitato, viene processato e guardate che diventa il fagocita, il macrofago, una fonte di endotossine che vanno in circolazione. Quindi abbiamo una infezione a due step, se vogliamo, una tossinfezione, e questo rischio in alcuni casi viene accentuato quando utilizziamo degli antibiotici, perché l'antibiotico fa avvenire la disgregazione dalla gran negativo mentre ancora non è stato fagocitato.
E qui ci sono molti lavori in campo che fanno vedere appunto come sia da valutare, rivalutare anche questo tipo di approccio, non quello di non usare l'antibiotico, di capire come va usato e come si possa migliorare eventualmente la sua azione. Ma poi abbiamo la mammaria, abbiamo l'utero, abbiamo le infezioni delle vie respiratorie. Nei monogastrici, i grossi problemi sono intestino e polmoni. Io nella vacca da latte, ogni tanto quando ci sono delle cose molto gravi ci preoccupiamo dei polmoni, ma forse dovremmo cominciare a preoccuparci un po' di più, perché in certi ambienti probabilmente anche il semplice contatto delle endotossine a livello dei polmoni potrebbe già spiegare di per sé molte delle reazioni che noi non riusciamo a contare. Comunque, reazione diretta, lasciamo un po' perdere questo, tranne il fatto che c'è questa correlazione importante con l'istamina, perché l'istamina potrebbe essere un'altra di quelle molecole che durante il passaggio quando si aprono i tight junction potrebbe appunto accompagnare sventuratamente le endotossine. E di per sé poi quando abbiamo presente l'istamina all'interno dell'organismo abbiamo delle reazioni poi molto simili, quindi il fegato va incontro alla risposta di fase acuta con queste preparazioni. Allora qualche cosa andiamo su quello che oggi pure è diventato un tema di estremo interesse, che è proprio sull'ikigai, cioè la permeabilità modificata a livello del tratto gastrointestinale. Nell'uomo nei monogastrici è solo l'intestino. Adesso io vi farò vedere che qualche analogia in realtà la possiamo trovare anche già a partire dal rumine, e quindi la situazione nel ruminante si complica. Allora, quando noi abbiamo una variazione della permeabilità abbiamo questo litigante e c'è un sistema che ci consente di poterlo misurare, ormai ampiamente collaudato in umana, e noi da qualche anno lo abbiamo messo a punto anche negli animali. È possibile somministrare lattulosio. Il lattulosio è uno zucchero che non viene fermentato, pochissimo fermentato, praticamente passa il rumine senza essere distrutto, e quando abbiamo la aumentata permeabilità attraversa anche lui, vista la piccola dimensione della molecola, l'epitelio, e ce lo ritroviamo nel sangue o nelle urine. Nell'uomo è utilizzato ormai per diagnosticare la malattia di Crohn e le ulcerose. Normalmente nell'uomo si analizza l'urina, sempre per trovare l'urina nell'uomo, negli animali si preferisce andare sul sangue. Allora, questa abbiamo detto che è la situazione che avviene con la barriera che viene interessata da contatti indesiderati con l'esterno. Se la barriera è intatta passano soltanto le molecole che sono assorbite o quei messaggi che vengono recepiti dall'epitelio o dalle cellule del sistema immunitario e sono preposte al contatto con l'esterno. Quindi vado via rapidamente. Noi ci preoccupiamo quindi non solo di quello che passa all'interno, ma anche dei messaggi che possono essere recepiti. Quando c'è un danno, io arrivo, qui c'è tutto Lambert diversi anni fa, ha mostrato bene questo collegamento, lui parlava di espressa endotossemia quando aumenta questa permeabilità, con tutto appunto una serie di ricadute fino alla multi-organ disease. I fattori che modificano la permeabilità sono tantissimi. Allora, noi abbiamo indotto una variata permeabilità con questo modello sperimentale, che era l'utilizzo della indomitacina. Qualcuno di voi la usa per il mal di testa? Usatela più, non la usate delle quantità. La prima cosa, un mio collega mi ha fatto cambiare subito idea, e il suo mal di testa è migliorato. L'indometacina ha queste complicazioni, che ovviamente sono legate anche alla singola persona, per cui il dosaggio non è sempre facilmente dosabile in funzione della persona. Modifica la permeabilità intestinale. Quindi gli animali con l'iperdosaggio di indometacina hanno avuto una variazione importante dell'ingestione, un picco di lattulosio che abbiamo osservato 6 ore, la classica risposta di fase acuta, riduzione del colesterolo che poi si è normalizzato negli ultimi giorni, riduzione di altre proteine di fase acuta, la forma ne parlerò una
volta, ma anche la vitamina A, perché il carico della vitamina A è prodotta dal fegato, classica stress ossidativo. Stress ossidativo che avviene dopo l'infiammazione. Questo è quello che noi osserviamo ricorrentemente. Per questo che anche qui, quando dico non c'è lo stress ossidativo, normalmente è un qualche cosa che è dopo l'endotossicosi. Quindi dobbiamo capire da che cosa è dovuto lo stress ossidativo. Se da endotossicosi è secondario. E quindi abbiamo dimostrato che c'è questo problema. Il rumine non ha la lucina. Noi abbiamo indotto l'acidosi, sempre in pecore, per semplicità, l'abbiamo indotta facendo un digiuno e poi dando dei carboidrati facilmente fermentescibili, abbiamo dato ancora il nostro lattuloseo. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un'acidosi, ovviamente, un aumento del lattato, una riduzione di H fecale, un aumento del lattato anche a livello delle feci, dei sintomi anche clinici abbastanza evidenti, sostanzialmente le stesse cose che abbiamo visto prima nel sangue. Ma perché pensiamo che sia il rumine, in questo caso, ad essere stato più permeabile? Perché il picco di lattuloseo abbiamo osservato già 2 ore dopo. Quindi un passaggio molto più rapido, che non si spiega, perché usato praticamente gli stessi animali, perché è già arrivato 4 ore più tardi. E quindi in questo caso dimostriamo che il rumine può avere una variata modificazione nelle tarigiance. D'altra parte, in quest'altro lavoro che abbiamo fatto, grazie alla collaborazione con i colleghi dell'Illinois, il professor Lore in particolare, dove appunto abbiamo visto, facendo delle biopsie dell'epitelio luminale, che per effetto dei cambiamenti fisiologici e alimentari che avvengono nel periparto avvengono diverse modificazioni, ma una di quelle più importanti riguarda proprio la sintesi che viene depressa dei geni delle taigiane. Quindi già questo di per sé giustifica che nel parto abbiamo un rischio di aumentata permeabilità luminale. Questa della steatosi epatica, è stata spiegata prima. Nel postparto noi parliamo spesso di steatosi epatica, il rischio delle endotossine ovviamente fa sì che dell'assorbimento delle endotossine potenzi questa problematica della steatosi. Quindi la steatosi potrebbe essere una complicazione dei fenomeni fisiologici che ci sono dell'assorbimento delle endotossine. Questo altro aspetto è importante perché negli ultimi lavori che stiamo facendo abbiamo dimostrato che gli epiteli luminali sono epiteli che rispondono come l'intestino, contengono in pratica gli stessi recettori alle endotossine che sono stati scoperti nell'intestino. Per cui anche il rumine potrebbe rispondere alla presenza di endotossine, che sono già presenti in quantità enormi in tutti i momenti della vita, ma probabilmente a certi tipi di endotossine. Cioè, l'ipotesi è che certe variazioni, con le variazioni delle endotossine legate alle variazioni di alcune molecole del sistema immunitario che sono presenti nel rumine, perché arrivano dalle cellule del sistema immunitario, qui semmai vi rimando a una prossima volta per spiegare meglio il meccanismo, sono in grado di far funzionare diversamente l'epitelio dell'epitelio. E questo spiegherebbe i dati nostri molto antichi che a fronte di un cambiamento repentino introducendo l'insilato nella dieta di pecore aumentava drasticamente la ceruloplasmina. Ma il problema è che dai coli in mammella o dagli LPS in mammella nel giro di 2 ore noi abbiamo delle variazioni misurate a livello del fegato. Vado avanti veloce perché il mio tempo è praticamente esaurito, ma 2 ore dopo l'infezione in mammella il fegato risponde al processo di infiammazione. E poi abbiamo il grosso problema dell'utero. Non in tutti i lavori, quando si trovano elevati contenuti di endotossine nell'utero si trova anche l'endotossina nel sangue, ma la determinazione dell'endotossina nel sangue è abbastanza complicata, giusto pure in ci sono altri lavori però che fanno vedere come in alcuni casi le endotossine si trovano in quantità molto elevate nei follicoli.
e che diciamo nelle endometrite più gravi, in questo caso sono riusciti a determinare meglio le endotossine, c'è un livello diverso di endotossine anche nel sangue. Quindi anche questo è un lavoro abbastanza recente, fa vedere come la presenza di endotossine sia sulle endometriti ma anche a livello delle ovali e dei follicoli stessi determina una variazione importante delle risposte, quindi di fertilità, per cui c'è una depressione dei follicoli primordiali, un ritardo della crescita dei follicoli e un prolungamento della fase luteale. Semplicemente in questo caso noi l'avevamo ipotizzato diverso tempo fa in base al nostro indicatore LAI, che quando ci sono una serie di variazioni nel periparto non troppo legate solo alle endotossine, noi abbiamo una forte riduzione della fertilità, per cui questi sono animali up, sono quelli che stanno meglio, che hanno il fegato che funziona meglio, che non hanno avuto la risposta di fase acuta o molto meno dopo il parto, ma sono anche quelli che risultano più fertili rispetto a tutti gli altri che invece hanno avuto un processo infiammatorio più grave. Quindi questa è una dimostrazione, poi se vogliamo, pratica, e noi suggeriamo non il LAI, ma l'LFI, che è un sistema un po' migliore, un po' più semplice, un po' più economico, anche per poter verificare se già a 30 giorni dal parto possiamo prenderci problematiche di questo tipo. Chiudo soltanto con questo. Prevenzione, noi dobbiamo evitare quindi assolutamente che ci siano qualsiasi situazione di assorbimento delle endotossine oppure di produzione di endotossine che li modificano il riconoscimento dei recettori che sono sull'epitelio. Io ormai sono sempre più convinto che anche questo meccanismo dovrebbe essere meglio investigato, perché i dati che abbiamo su Lune fanno pensare a questa modalità d'azione, quindi non solo assorbimento ma entrambe le situazioni. Dobbiamo avere dei biomarker che siano due marche riutilizzabili in campo. Io vi ho fatto vedere quello, questo è l'LFI, fa vedere appunto che possiamo differenziare bene gli animali. Quando noi andiamo a fare il confronto tra gli animali con basso e alto LFI, otteniamo queste diverse variazioni nel periparto. È chiaro che l'LFI non mi misura soltanto le endotossine, mi misura tutti i fenomeni che nel periparto vanno ad interessare l'attivazione del processo infiammatorio. Tenuto conto dei meccanismi di assorbimento delle endotossine nel periparto, è ipotizzabile che la stragrande maggioranza siano ricollegabili alle endotossine. Quando riusciremo a misurarle nel sangue in un modo affidabile, forse riusciremo a discriminare meglio questa situazione. L'ultimo aspetto lo dedico a questo, l'ultimo secondo. Allora, c'è un lavoro interessantissimo, andate a leggerlo. Marshall dice, ma le endotossine sono un ormone endogeno o sono effettivamente delle tossine? Tipo polisaccaridi, lui in questo caso le fa. Perché dice questo? Perché ci sono una serie di analogie con gli ormoni, ma in sostanza la cosa che secondo me è più interessante è che esistono una serie di meccanismi che modulano la presenza di endotossine sugli epiteli o all'interno del ormone. Fanno pensare che l'organismo li sappia riconoscere e possa trarre delle informazioni utili dalla presenza di queste molecole. E questo è un dato estremamente interessante. Animali germ-free, quindi non hanno batteri nell'intestino, che sono resistenti alle LPS, questi sono il controllo. Quando mettiamo le LPS, vedete, muoiono al 50, quasi al 60%. I germ-free praticamente non muoiono. Quando però vengono infettati con altri patogeni, i germ-free hanno una mortalità enorme, mentre invece gli altri, che già conoscevano, avevano esperienze di colloquio, di patteggiamento, non saprei come definirlo, muoiono soltanto il 20%. Soltanto. Chiaro che noi andiamo a vedere il 20% e diciamo che disdetta, che disgrazia. Ma in realtà il sistema si è evoluto in modo tale che questo riconoscimento, probabilmente fatto in un modo anche anticipato, consente di settare meglio i sistemi di difesa. Allora il problema è perché in certe situazioni l'organismo passa a una situazione cronica, che significa infiammazione, 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 e non la spengo mai.
e questa è la sfida che vediamo in campo e che dovremo cercare di risolvere. Grazie. Marti è un delitto, ma il tempo è tutto. Ma devo fare una domanda io. Dai, due o tre domande e poi io approfondiamo questi qui perché mi è sembrato di capire che la vacca da latte, ma anche i bovini da carne, ci sia una produzione piuttosto imponente, passare il termine, cronicizzata di endotossine nel rumine e nell'intestino, perché comunque tanta roba esce da rumine indigerito. Il meccanismo ce l'hai spiegato molto bene, avremmo avuto bisogno di più tempo, ma insomma hai messo delle dinamite sotto alcuni paradigmi, e poi ti dico quali, insomma, dove hai messo la dinamite. Però la domanda era questa. Ci hai detto che sono termostabili, anche in maniera piuttosto pesante, le endotossine in senso generale, e hanno anche un'ampia possibilità di raggiungere tessuti anche complessi, diciamo, all'interno dell'organismo, e vanno anche nel latte. Vanno nel latte quelle che sono nella mammella, cioè non abbiamo un passaggio dal circolo ematico a fuori della ghiandola, che è il ghiandolo epiteliale. Quindi non perché è la mammella è così reattiva? Perché è un epitelio. Quindi la mammella non è permeabile, diciamo. No, la mammella a passare contiene le endotossine che sono presenti nei microrganismi dentro la mammella. E dalla mammella, insomma, le evidenze dicono che possono invece entrare, sempre per il discorso della permeabilità. Ma non viceversa. Ma, allora, è chiaro che se abbiamo una mammella infiammata, se tu mi fai delle domande, allora io devo pensare, devo dire, non posso escludere che da una mammella infiammata con la tight junction molto aperte ci sia un passaggio anche in senso inverso, però di solito ci si è preoccupati che mammelle infiammate, ad esempio, uno dei meccanismi per provare, un po' complicato in questo momento, ci abbiamo provato, insomma, per vedere se c'è la mastite dal sangue, andiamo a vedere se c'è del lattosio dentro il sangue. Ci sono dei lavori francesi che hanno dimostrato questo, direi che è un po' indaginoso, però insomma cosa è possibile. E quindi diciamo che è l'altro, l'altra via che è. Quindi le reazioni alte di energia che noi facciamo possono essere causa di infertilità, molto da strada, street question. Allora, no, è una domanda, insomma, noi adesso per il sistema del rumine abbiamo messo a punto anche termine un po' impegnativo, perché di quelli che uno legge e dice dopo un secondo c'è un risultato, richiede un po' più di tempo, ma è un kit nel quale attraverso queste analisi, che noi cosamente chiamiamo analisi metabolico, infiammatorie e immunologiche del rumine, che hanno a che fare sull'interpretazione del rumine, riusciamo a vedere se la razione fatta in quel campo, quell'allevamento, con quegli animali in quella situazione determina una situazione più infiammatoria e quindi più di risposta di sollecitazione del sistema immunitario o meno. Quindi la risposta è sì e no, cioè nel senso che la fermenticità delle diete, lo sai benissimo perché io vedo leggo ruminanzia, è un tema estremamente di campo, ma la fermenticità è un dato astratto quando noi andiamo a valutare in vitro. Poi lo dobbiamo andare a misurare con quella che è la condizione dell'animale. Sarà l'interazione con l'epitelio dell'animale, sarà l'interazione di quell'animale in quella determinata fase fisiologica che con la saliva probabilmente restituisce delle ulteriori informazioni al rumine che determina la risposta finale. Per cui io potrei, e di fatto è così, ci sono, mi ha fatto un'indagine su 10 allevamenti, adesso è appena stato accettato il lavoro, fra un po' sarà disponibile, i 10 allevamenti che erano tutti a rischio perché erano intorno al 29-30% di amido e zuccheri nella razione, quindi di per sé dal punto di vista alimentare erano tutti uguali, ma solo il 40% sarebbe stato da identificare come subacidosi,
in base alla classificazione che determina il pH, quindi almeno il 30% degli animali hanno un pH sotto 5,5,5,6, prelevando il rumine in un certo momento dopo il pasto. Ma andando a vedere la situazione immunologica, la cosa è ancora più complicata. E quindi alcuni di questi allevamenti probabilmente erano in grado, almeno in quella situazione, in quel momento che ha fatto la fotografia ovviamente, di essere in una situazione ottimale, e altri invece erano in una situazione molto debilitante, e molto probabilmente la causa era proprio il rumine in quel caso. Sebastiano, poi mi domando, io farei una proposta. Stettiamo alle 11:15 e un po' di breve, perché poi non vorrei fare spazio a voi. Professor Trevisi, è ipotizzabile in un'alterazione della permeabilità della mucosa intestinale un passaggio anche di esotossine in più? Mi riferisco per esempio all'enterotossina mortale, quindi alle esotossine da clostridi. Potremmo ipotizzare una cosa del genere? Dunque sì, adesso mi ha detto in un campo che non è proprio il mio, ma nel senso che il meccanismo di assorbimento delle esotossine non lo conosco esattamente, quindi non ho idea se un'esotossina abbia una via preferenziale di assorbimento, perché in alcuni casi invece qui si vede chiaramente, quando veniva fatto quella comparazione tra endotossine e esotossine, si vede che alcune esotossine possono sfruttare l'assorbimento di alcune molecole, di alcuni nutrienti, e quindi arrivare velocemente all'interno dell'organismo ospite. Allora, in questo caso non ci sarebbe necessità di utilizzare anche il canale diciamo così, della permeabilità. Indubbiamente, quando la situazione invece è più lunga, cioè diciamo una piccola presenza di esotossine che magari non crea problemi particolari, quando noi abbiamo una situazione di aumentata permeabilità diventa molto più complessa la situazione. Cioè io torno a ripetere, tutti questi lavori anche che parlano del leaky gut, che significa passaggio di una serie di molecole dall'intestino all'interno, tra l'altro non possiamo semplificarla solo come endotossina. Passano sicuramente anche gli acidi teicoici. Questi hanno alcune risposte, le ho viste sovrapponibili, altre no. Ma alcune di quelle che non sono sovrapponibili potrebbero magari andare a depotenziare la risposta del sistema immunitario, a confondere. Io conosco, magari Durim ha visto qualcosa, di associazione tra endotossine e acidi teicoici, non ne ho viste in questi lavori. I speak about the possible association, I don't know, if you have some element, perhaps you can add some information, e quindi questo è un altro elemento importante. Perché con il leaky gut, tra l'altro, abbiamo il passaggio di entrambi, ma come nel rumine c'è il passaggio di istamina. L'istamina, una molecola più piccola, potrebbe passare anche quando la permeabilità è solo leggermente modificata. Quindi vi rendete conto che noi abbiamo situazioni molto complesse. Quindi, cosa fare in campo? Abbiamo bisogno di qualche marcatore rapido che ci dica se questa è una causa probabile, perché altrimenti. Perché io devo andare a modificare una dieta se non è la dieta che mi sta causando il problema? Magari il problema è nell'utero, o magari il problema è nella mammella. Perché io devo andare a stravolgere la dieta di tutti gli animali quando invece la mastite è del, non so, mastite, cioè l'oleante è del 10% degli animali. Quindi vedete che l'approccio ci deve aiutare anche per semplificare e per